Fabio Bossi ha appena terminato il vertice Agnesi con i dirigenti colussi. Ci sono novità rispetto alle ultime decisioni? Non è che ci siano novità, è il proseguimento dell'incontro di Bologna che avevamo terminato per una serie di ritardi e comunque abbiamo proseguito stamattina con azienda, preso atto che la volontà dell'azienda, del management, è quello di chiudere questo stabilimento, del quale noi non siamo assolutamente d'accordo, ma purtroppo non possiamo che prendere atto di questa decisione al 31/12/2016. La trattativa, gli incontri, il percorso che si è avviato di cercare di trovare le migliori soluzioni e tutele ai lavoratori occupati del gruppo Colussi nello stabilimento Agnesi. Le migliori tutele sapendo che questo stabilimento chiuderà e forse si realizzerà un'area museale, ma che questo non verrà nell'immediato. Oggi noi abbiamo 103 lavoratori occupati. L'azienda ha presentato una serie di opportunità o di possibilità che ovviamente dovranno essere valutate dai lavoratori e dalle lavoratrici insieme all'assistenza delle RSU al fine di capire quante persone saranno disponibili a trasferirsi in altri siti produttivi del gruppo Colussi. Un po' di lavoratori potrebbero avere l'accesso alla pensione, quindi bisogna verificare le loro posizioni contributive nei prossimi giorni. Un po' di lavoratori potranno essere nel futuro rimpiegati in altre collaborazioni che l'azienda sta instaurando come produzione di eccellenza in partnership con altre aziende sul territorio. E un po' di lavoratori potranno essere incentivati all'uscita, cioè avere un po' di risorse che colmino quella perdita occupazionale con la difficoltà di essere impiegati a breve. Questa è la soluzione, ma proprio perché oggi non siamo in grado di definire quante saranno le persone che potranno essere collocate, non nei numeri ma nelle disponibilità delle persone stesse e di quante persone possono avere l'accesso al sistema pensionistico o di quante persone ritengono di chiudere il rapporto con questa azienda accettando un'incentivazione all'esodo, si è avviato un percorso di confronto con il direttore nei prossimi giorni, fatto salvo domani illustrare tutti questi seri punti in maniera molto articolata con i lavoratori e lavoratrici dello stabilimento, affinché si possa poi definire un percorso nelle quantità, nelle modalità e nei tempi, che significa trovare soluzioni di ricollocazione per lavoratori, incentivare all'esodo una parte di questi, collocare in pensione altri ed alcuni metterli lì in attesa di poter ricollocarli a livello territoriale. Grazie.